Napoli centro vista di notte. Dal ponte San Severino, regimentato da ZTL non attiva di notte, si entra in via del Grande Archivio che lambisce sulla sinistra il mastodontico fabbricato dell'Archivio di Stato. In piazzetta del Grande Archivio si trova la seicentesca fontana della Selleria e alle spalle la sconsacrata chiesa Stella Maris, attualmente affidata ad un'associazione. Si giunge quindi in via Arte della Lana che, immettendo sul cosiddetto Ponte San Severino, diventa via Bartolomeo Capasso, ottocentesco storico ed archivista italiano. Si arriva in Largo San Marcellino, su cui affacciano la chiesa dei Santi Severino e Sossio e la pregevole chiesa dei Santi Marcellino e Festo, con accanto l'accesso al meraviglioso museo di paleontologia e l'immenso fabbricato universitario. Per poter accedere al primo decumano si entra in Vico Santi Filippo e Giacomo. Sulla sinistra ha luogo il complesso monumentale Monte Verginella delle figlie di Maria Ausiliatrice, di recente parzialmente riconvertito in sede succursale della Facoltà Orientale. Al termine della stradina invece si trova la chiesa dei Santi Filippo e Giacomo, che presenta accesso dal primo decumano. Si giunge quindi all'incrocio con via San Biagio dei Librai, alias Spaccanapoli o Decumano Inferiore, asse viario dell'impianto urbanistico progettato in epoca greca dell'antica Neapolis, del tratto in cui si trovano edifici e monumenti d'eccellenza, oltre alla sede universitaria di sociologia posta nel fabbricato del Monte di Pietà, dell'ex Banco di Napoli. Sulla sinistra c'è la chiesa di San Gennaro dall'Olmo, anch'essa oggi affidata ad un'associazione, e si entra in via San Gregorio Armeno, antico stenopori greco turisticamente nota in tutto il mondo per le botteghe artigiane d'arte presepiale. Spicca il complesso monastico di San Gregorio Armeno. Il campanile funge da cavalcavia di connessione tra i due conventi, chiesa e monastero. Si giunge così in piazza San Gaetano, dove sorgeva l'antica agorà, ovvero la piazza principale della polis greca. Frontalmente si trova la Basilica di San Paolo Maggiore, costruita sui resti del Tempio dei Dioscuri. Si entra quindi in via dei Tribunali e, sulla sinistra, si nota la statua di San Gaetano, eretta intorno alla metà del Seicento come voto per la scampata pestilenza. Procedendo in direzione di via Duomo, si trovano diverse botteghe artigiane e storiche attività ristorative. Superati i cardi Vico Giganti a sinistra e Vico dei Maiorani a destra, si giunge in piazza Gerolomini, su cui affaccia l'omonimo pregevole complesso ecclesiastico del Seicento. Incrociata via Duomo, asse rimaneggiato a fine Ottocento nell'ambito del programma urbanistico per il risanamento della città di Napoli, si procede nel senso di marcia obbligatorio e, sulla destra, si trova la bellissima trecentesca cattedrale, che ingloba la Basilica di Santa Restituta e la Cappella del Tesoro di San Gennaro, in cui sono conservate le reliquie del patrono.